Facciamo questo simposio e io ho voluto dare un titolo lievemente provocatorio, Default Mode Network on the Coach, che vuol dire il Default Mode Network nel lettino. Ricordo uh, il sogno giovanile di Sigmund Freud che diceva che tutte le nostre idee psicologiche un giorno saranno presumibilmente basate su substrati organici. Il premio Nobel per la medicina, François Jacob, ha detto che il Novecento è il secolo che si è molto occupato di acidi nucleici e di proteine, il prossimo si concentrerà sui ricordi e sui desideri. Il nostro secolo sarà in grado di risolvere queste questioni? Accanto a questo c'è il tema importante della validazione scientifica delle psicoterapie e ho ripreso questa copertina del Time nel quale si diceva è morto Freud e tutto il suo retaggio. In tempi di ricerca scientifica e in termini di dibattito scientifico è interessante vedere qual è l'importanza Patto delle riviste scientifiche che si occupano di psicoterapia, di psicoanalisi, in qualche modo di argomenti di grande controversia. E mi sono divertito a riportare queste. Quantizzazioni, Psychotherapy Research ha un impact factor di 1,75, il Journal of the American Psychoanalysis Association un impact factor di 0,875, la Psychoanalytical Psychology 0,80, l'International Journal of Psychoanalysis 0,612, il Discussion Group dello stesso eh, giornale 0,612. E guardate qui l'International Journal of Psychotherapy 0, la Psychoanalytical Psychotherapy 0, l'European Journal of Psychotherapy 0, il Neuropsychoanalysis Journal 0 e l'American Journal of Psychoanalysis 0. La psicoanalisi oggi è qualcosa di estremamente cangiante e di eh, molto mutevole. Ricordo che Eugenio Gaddini diceva se in realtà fosse cambiata soltanto la psicanalisi o se in realtà potessero essere cambiati anche gli psicanalisti. E eh, la psicanalisi oggi eh, ha vari campi di applicazione e differenti luoghi dove viene elaborata ed applicata, e tutto questo si porta presso un insieme di sfide scientifiche estremamente importanti. Ma il dialogo tra neuroscienze e psicoanalisi, tra neuroscienze e psicoterapia, tra neuroscienze e psicopatologia ha degli antenati illustri. Ovviamente, la deprimazione affettiva nei primati: il celeberrimo esperimento dei coniugi Harlow, dove i neonati deprivati di macaco preferivano essere attaccati ad un fantoccio che avesse una pelliccia e qualche cosa che favorisse la relazione piuttosto che al fantoccio che dava effettivamente il latte. Oppure questo celebre esperimento di Spitz che definiva quali erano le reazioni dei bambini ospedalizzati e le reazioni dei bambini ospedalizzati erano al primo mese le lamentele e i richiami, al secondo mese il pianto e la perdita di peso, al terzo mese il rifiuto del contatto fisico, l'insonnia, il ritardo nello sviluppo motorio, l'assenza di mimica, la perdita continua di peso e dopo il terzo mese lo stato letargico con la cessazione del pianto. Questi sintomi cambiano quando il bambino ritroverà la madre o qualcun altro che si prenderà di lui, ma questo trauma non si risolverà del tutto e quando fosse anche prolungato porterà ritardi di sviluppo ed un aumento del tasso di patologia. Questo celebre esperimento di Candel che purtroppo non è potuto essere presente per il quale stimoli ripetuti cambiano delle modalità automatiche di funzionamento del sistema nervoso centrale e questo altro eh, lavoro del 2011 che ci dice che in diverse specie di animali dai pulcini ai roditori de gu è stato osservato che il normale sfrondamento sinaptico durante lo sviluppo viene rallentato o bloccato dalla esperienza di separazione dai genitori questo processo definito un mancato imprinting affettivo. E la deprivazione infantile, la impossibilità ad elaborare normalmente degli stimoli di tipo empatico si porta appresso delle alterazioni, anche, per esempio, nella costruzione del sistema infiammatorio durante tutto il corso della vita. Se vedete la conclusione di questo articolo, questo articolo ci dice che il maltrattamento infantile è una indescritta, indipendente e prevenibile fattore di rischio per la infiammazione nell'età adulta. L'infiammazione è un importante mediatore che può essere collegato e fortemente condizionato dalle esperienze avverse e si porta presso le sue conseguenze per tutta la vita. I marker dell'infiammazione che si portano conseguenze a livello dell'interleuchina 6, dell'interleuchina 1 e della proteina C reattiva sono collegati ai fattori di rischio e sono peggioratori di decorso non soltanto di alcuni tipi di tumore, non soltanto del diabete, non soltanto delle malattie cardiovascolari, ma anche della depressione e di altre malattie psichiatriche il cervello come organo di studio e di riflessione, ma quale parte del cervello può essere più importante e più eh, sottoponibile alla nostra riflessione e alla nostra intenzione. Abbiamo parlato e parliamo del Default Mode Network, che è un sistema di costellazione neurologica e di relazione tra differenti aree cerebrali, che dà una possibile spiegazione e interpretazione dell'attività intrinseca del cervello. Il default mode network è qualcosa che è definita resting mode, cioè il cervello che non si muove, che non funziona, che non agisce e dunque un precursore o un definitore della cosiddetta consapevolezza interna. Il resting mode è un, uno stato nel cui il soggetto è a occhi chiusi, è rilassato, è vigile ma non dorme e non è sottoposto ad alcun tipo di eh, performance assoluta. Costellazioni neuronali spazialmente distanti tra di loro mostrano un'attività oscillatoria sincronizzata e funzionalmente interconnessa. Il default mode network è una di queste. Quali sono le funzioni del Default Mode Network? La funzione del mind wandering, la mente che vaga e riflette su se stessa, ed una funzione di self-projection, e cioè di autoprotezione. Gli aspetti strutturali principali del Default Mode Network sono nella corteccia cingolata posteriore e nel precuneo, nella corteccia prefrontale mediale e all'aggiunzione temporoparietale bilaterale. L'attività del default mode network diminuisce quando il cervello funziona, quando il cervello lavora, e torna a livelli normali quando il task è terminato. Un sottoinsieme di task specifici incrementano l'attività del default mode network. Questi task sono l'introspezione, la riflessione soggettiva, l'attivazione della memoria come il recupero della memoria episodica. Durante questi task è stata vista una maggiore interconnettività tra le regioni del default mode network e le zone cerebrali non considerate facente parte del cuore di questo sistema. Uno di questi sottosistemi è associato alla ricostruzione di scene mentali attingendole dalla memoria, e l'altro è associato con l'abolizione, la capacità di prendere decisioni rilevanti. Questo sottolinea l'importanza che il default mode network possa consistere in una parte temporoparietale implicata con la memoria e in una parte prettamente frontale associata alla riflessione sul sé e alla teoria della formazione della mente. Il precuneo è connesso sia con regioni corticali che con quelle subcorticali e, questo è straordinario, L'attività del default mode network è in antitesi, in opposizione, se c'è l'una non c'è l'altra, con un'altra costellazione neuronale che si chiama external control network, conosciuto come il network del controllo esecutivo, che è collocato nelle aree laterali e dorsali frontoparietali del cervello ed è implicato con la presa di coscienza dell'ambiente esterno. Van Vandehausen e de, de Merzi hanno dimostrato che gli episodi soggettivamente riportati dell'attività mentale diretti all'esterno sono fortemente associati con un aumento dell'attività del network per il controllo esterno e ad una netta diminuzione dell'attività del network collegato al default mode network. L'architettura del default mode network mostra una certa plasticità, si modifica durante la vita di ogni soggetto e modifiche significative sono state riscontrate in soggetti affetti da malattia di Alzheimer, epilessia, autismo, sindrome da deficit dell'attenzione e iperattività, schizofrenia e disturbi bipolari. Queste evidenze ci dicono che il default mode network gioca un ruolo estremamente importante nei meccanismi specifici della memoria, nella integrazione delle informazioni, nell'attenzione e nella teoria della costruzione della mente. C'è qualche ponte, qualche collegamento, qualche rapporto tra default mode network e patologie psichiatriche importanti? A proposito della depressione ricorrente, alcuni autori hanno suggerito che le variazioni dei network neurali nel resting state possano essere il correlato neurobiologico della vulnerabilità cognitiva alla depressione. Le variazioni in questione riguardano alterazioni nella interazione tra i circuiti dei task esterni, quelli frontoparietali attentivi, e i circuiti dei task interni, e cioè il default mode network. Guardate questo, questa sequenza interessante: nella depressione ricorrente, uno squilibrio tra le componenti dei task interni e dei task esterni, una attività predominante dei task interni su quelli esterni una difettosa riduzione dei task interni nel passaggio dalla condizione di riposo alla condizione di attività con un compito specifico e guardate come esito finale possiamo arrivare agli stili cognitivi tipici della depressione, una sorta di ruminazione mentale una compromissione della capacità di controllo e di controllare l'attenzione e una iporeattività cognitiva. Se vale la patologia del default mode network nella depressione, questo altrettanto ragionamento si può fare a proposito della schizofrenia. Molti studi hanno mostrato che i pazienti affetti da schizofrenia hanno una minore attivazione dei task esterni ed una minore deattivazione del default mode network durante la ricezione di nuovi stimoli. In questo processo la durata della malattia è un importante fattore prognostico e dunque anche di conseguenze terapeutiche. A proposito di come possono essere eh, portate all'evidenza scientifica questi tipi di ragionamento, ho molto piacere di citare questo lavoro che è uscito su Schizofrenia Balleting nel 2013 nel quale insieme al magistrale contributo e ideazione di Filippo Ferro su questo tipo di argomento come vedete su questo lavoro ci sono anche i contributi di Nortof e di Gallese nei quali si è riusciti a mettere in evidenza negli eh, impazienti schizofrenici all'esordio una serie di alterazioni nel rapporto tra la introspezione e l'esperienza esterna psichica con una grave alterazione della consapevolezza di sé e con una grave alterazione della capacità di gestire la relazione interpersonale fuori di sé. Attraverso questi contributi neuroscientifici riusciamo ad avvicinarci a quelle che sono le alterazioni significative dei sintomi più importanti dei nostri pazienti. Ma il default mode network può essere implicato anche nel disturbo ossessivo-compulsivo. Tutti sappiamo che l'OCD è caratterizzato da una eccessiva attenzione a pensieri disturbanti, ad emozioni e immagini che vengono generate dall'interno. I processi dei pensieri interni vengono controllati dal default mode network. Il default mode network nei pazienti ossessivo-compulsivi è il risultato iperattivo durante l'esecuzione di task cognitivi. Inoltre sono state associate diffunzioni tra il network fronto parietale e il Default Mode Network. I pazienti affetti da ossidi mostrano una alterata connettività tra il network frontoparietale, soprattutto l'insula anteriore, e la maggior parte delle ragioni del Default Mode Network. Una maggiore connettività tra il network frontoparietale e le regioni al di fuori del Default Mode Network. Inclusi il talamo, la corteccia frontolaterale e le regioni somatosensoriali e motorie. Analoghe considerazioni possono essere fatte a proposito del disturbo bipolare. In questo lavoro che è uscito su Bipolar Disorders dal nostro gruppo, eh, abbiamo messo in evidenza che vi è una vicinanza ed una vulnerabilità di specifiche alterazioni neuroanatomiche e neurofunzionali, non soltanto nella classe dei pazienti clinicamente testati, ma una vulnerabilità di costellazione neurologica ed una capacità che arriva a definire una maggiore vulnerabilità ai sintomi anche nei parenti di primo grado dei pazienti bipolari che non hanno avuto esordio eh, di malattia. Per esempio, sia tra i pazienti che ai loro familiari si può eh, osservare un'aumentata attivazione dell'insula bilateralmente e della eh, corteccia cingolata quando commettevano errori rispetto al gruppo dei controlli. E al contrario, nella popolazione dei pazienti e dei loro familiari si osservava una diminuita attivazione dell'insula di destra quando la risposta al task era considerata in maniera assolutamente positiva. Quindi, questa è una traccia diciamo così, di come a livello teorico si possa arrivare alla definizione di alcuni tipi di teoria generale. Per brevità di tempo sorvolo e voglio richiamare la vostra attenzione sul tema del mio contributo, che è il tema della neuropsicanalisi, una disciplina che cerca di fondere i contributi di queste aree. Per esempio. Candel ci dice che siccome la medicina ha da sempre indicato la, la strada alla biologia, la psicoanalisi può servire da guida alle neuroscienze, una guida competente e disincantata per una comprensione più complessa del rapporto tra mente e cervello, dalla psicoanalisi alle neuroscienze. In realtà l'inverso, dalle neuroscienze alla psicoanalisi, sempre Candel con il manifesto del New York Psychoanalytical Institute, si dice che l'aumento vertiginoso di nuove scoperte riguardante problemi di interesse vitale per la psicanalisi richiede una integrazione significativa con i concetti e i metodi del passato. Analogamente, i neuroscienziati che si affacciano per la prima volta sui problemi della soggettività umana hanno molto da imparare da un secolo di esplorazione psicoanalitica. Questi sono i campi dove l'integrazione tra psicoanalisi e neuroscienze può dare i risultati maggiori. Questa è la rivista che è pubblicata su temi di questo genere e mi interessa richiamare lo scopo di questa rivista, Building Bridges, costruire ponti tra la psicoanalisi, le neuroscienze, la psicologia e la psichiatria. Nel board scientifico eh, di questa rivista ci sono eh, sia Vittorio Gallese che George Nortoff che sono con noi qui stasera, e i presidenti sono Mark Solms, psicoanalista e neuropsicologo, e, e Jacques Pansek, neuroscienziato impiegato nelle emozioni. Contraddizioni interessanti: avete visto che il Journal of Neuropsychoanalysis ha un impact factor di zero ma io con i miei collaboratori che ringrazio abbiamo, siamo andati a fare una disamina dell'H-Index degli autori che singolarmente pubblicano sul Journal of Neuropsychoanalysis e ci troviamo di fronte ad alcune piccole sorprese cioè una rivista che ha zero come impact factor ha una serie di autori che partono da un H-Index di 50 e vanno via via giù con la loro produzione scientifica. Questo per dire come di fatto in questo settore ci possano essere tutta una serie di cose da mettere a punto e da chiarire in maniera più specifica. Questi sono gli argomenti che sono stati citati nei vari anni nei quali questa rivista è uscita. Questo è un riferimento a Solms che ci dice come può essere applicato il metodo neuropsicoanalitico e ci dice Solms che l'integrazione tra concetti psicologici di derivazione clinica e quelli di origine sperimentale studiano di fatto la stessa cosa solo da punti di vista differente. In quest'ottica quindi è possibile valutare come fa Solms le alterazioni neuropsicologiche di pazienti con lesioni cerebrali focali l'esame del significato psicologico del sintomo in relazione al, sintomo, al singolo caso clinico e ad altre funzioni eventualmente danneggiate attraverso una psicoanalisi ripensata, reinventata, ricostruita sulla particolarità del setting clinico sul quale si deve intervenire e dunque la ricerca di un fattore comune che dia conto di quanto osservato. Non tutti sono a conoscenza del celeberrimo caso di Phineas Gage. Phineas Gage è un operaio che lavorava in una miniera costruendo delle ferrovie americane. Gli esplode un bastone di ferro in mano, il pezzo di ferro gli attraversa il cranio e Phineas Gage, dopo questo incidente, diventa totalmente un'altra persona. Da equilibrato, affidabile, avveduto, educato, Gage diventa bizzarro, insolente, capace a volte delle più grossolane imprecazioni, insofferente ai vincoli e totalmente privo di feni inibitori. Guardate che cosa divertente: si sono, eh, hanno provato a studiare nel 2001 il cranio. Di Gage e di fare delle associazioni su quale potesse essere la reale lesione neuroanatomica di cui lui era stato vittima. E eh, la cosa interessante è che la lesione principale non è stata cerebrale, ma è stata di fibre associative. Dunque, la causa del deterioramento delle capacità mentali di Gage è stata la distruzione del miliardi di fibre che collegano tra di loro differenti aree cerebrali. Un altro esperimento interessante condotto da Mark Solms, una donna affetta da un ictus con danno cerebrale nella zona perisilviana destra. La signora presentava la paralisi del braccio sinistro associata ad anosognosia, mancanza di consapevolezza della paralisi, lo negava. L'esperimento è consistito, dopo un colloquio clinico e dopo una stimolazione termica dell'orecchio interno, la signora ha riacquistato la consapevolezza della paralisi. Al termine di questo esperimento la signora ha di nuovo perduto la consapevolezza della sua lesione. La possibile spiegazione di questo è che ci troviamo di fronte in quel caso... Ad una rimozione della lesione, ad una incapacità della signora ad accettare e a avere la consapevolezza della lesione, ma questa consapevolezza non è sparita del tutto, è rimasta inalterata negli strati più profondi, diremmo inconsci, della sua mente. Un colloquio, una stimolazione termica, un intervento manipolatorio importante fa riemergere tratti, pezzi, elementi della sua consapevolezza. Solms cita questo caso e dice: La psicoanalisi può spiegare il comportamento fisiologico di pazienti affetti da lesione cerebrale. Questo schema è estremamente interessante, quali possono essere le differenti lesioni di aree cerebrali diverse, quali possono essere i sintomi collegati a ciascun tipo di lesione e quale è l'output psichico che collega la lesione neuroanatomica, la perdita della funzione e la funzione mentale che ne risulta fortemente condizionata. Cito tre lavori sperimentali e eh, do la parola a Vittorio Gallese. Interessante questa comunicazione su un singolo caso, un paziente affetto da disturbo post-traumatico da stress, nel quale è stata valutata la variazione dei flussi cerebrali prima e dopo un anno di terapia di gruppo incentrata su dinamiche interrelazionali. Alla prima SPECT c'era un aumento dell'attività cerebrale nelle aree corrispondenti all'amigdala e al nucleo accumbens dell'emisfero dominante. Al termine del trattamento psicoterapico, c'è stato un miglioramento clinico significativo della sintomatologia e non è stato più possibile riscontrare alcuna differenza nei flussi cerebrali di quel paziente. Un secondo lavoro sperimentale, pubblicato su Psychiatry Research nel 2010 cambi nella attivazione di differenti aree cerebrali prima e dopo eh, un eh, trattamento di psicoterapia psicodinamica di breve periodo. È stata applicata la risonanza magnetica funzionale per determinare i cambiamenti di pattern di attività cerebrale in pazienti con disturbi di panico sottoposti a psicoterapia psicodinamica breve. Prima del trattamento vi era un'alta attivazione limbica, ipocampo ed amigdala, una accompagnata ad una bassa attivazione prefrontale. Al termine del trattamento i sintomi di panico erano migliorati e i pattern di attivazioni frontolimbichi si erano normalizzati. Il trattamento psicodinamico porta a cambiamenti nei circuiti frontolimbici non dissimili dai risultati precedenti di tipo cognitivo comportamentale. Questo lavoro del quale ultimo autore. George Northoff, che ci dice come la psicoterapia multimodale psicodinamica può normalizzare le attività legate a pazienti affetti da disturbo somatoforme. Sono stati trattati pazienti con disturbo somatoforme, sono stati sottoposti al controllo di risonanza magnetica funzionale prima e dopo il trattamento e dopo il trattamento c'è stata una minore differenziazione emodinamica tra eh, la capacità di discernere eventi gratificanti da non gratificanti e quindi si è dimostrata una attivazione legata alla psicoterapia. Questo articolo interessante che dimostra come vi siano cambiamenti nella regione prefrontale limbica in pazienti affetti da depressione maggiore dopo 15 mesi di psicoterapia svolta per lungo termine. Se voi guardate le conclusioni di questo articolo c'è che... Eh, ci sono stati cambi importanti nel eh, livello neuroanatomico, vi è stato un eh, ribilanciamento dei flussi emodinamici e la responsività sintomatologica si è estremamente abbassata. L'ultimo lavoro che voglio citare è sempre di George, il self narcisistico e i suoi correlati neuronali, uno studio di risonanza magnetica funzionale. Diciamo che è un po' il primo studio che apre gli occhi su quali siano i rapporti tra alcuni concetti psicoanalitici come il narcisismo e alcune localizzazioni cerebrali specifiche di questo tipo di sintomatologia. Eh, diciamo che le caratteristiche del narcisismo sono alterazioni delle emozioni, inclusa una ridotta risonanza affettiva con gli altri. Hanno studiato un campione di 34 soggetti, di cui una metà con bassi livelli di narcisismo e l'altra metà con alti livelli di narcisismo. I dati di neuroimaging indicano una minore deattivazione dell'insula durante task empatici nei soggetti con alti livelli di narcisismo. E, eh, questi dati, per la prima volta, ci dicono quali possono essere i discorsi introduttivi sopra la indagine neuropsicoanalitica e psicodinamica sulla neurobiologia.